Buonasera a tutti, bentornati o benvenuti. Oggi vi voglio descrivere un altro lavoro da realizzare all'uncinetto ed è il cerchio con festoni. Questo motivo a margherite è molto, molto carino, molto piacevole e anche abbastanza facile da realizzare. Si articola su soli 4 giri. È adatto un po' per tutti gli usi, perché questi possono essere dei centrini semplici così realizzati in questo modo, anche dei sottobicchieri se vogliamo, oppure possono essere uniti in patchwork così come sono, per formare, che so, delle borse, delle tovaglie, degli scialli, oppure ancora essere usati come motivo singolo da applicare su particolari elementi come sciarpe, maglioni, eccetera. Ancora possiamo unirli, inquadrare, unire i vari petali sino a formare dei quadrati e quindi utilizzarli per delle piastrelle, oppure usarli come base, come vedete, per dei pizzi più grandi, questo, oppure anche questo in bicromia. È un punto, un lavoro veramente molto versatile e molto gradevole. Può essere realizzato con ogni tipo di filato. Io in questo caso l'ho realizzato con del cotone, avevo in mente poi di unirli per fare una tovaglia multicolor, ma potete farlo anche con della lana o con dell'acrilico, quello che più preferite. Io infatti adesso per fare il campione utilizzerò dell'acrilico semplicemente perché è un po' più grosso del cotone e viene meglio in video, non perché lo ami in modo particolare. Allora, sposto questi, però li tengo sempre in bella vista perché sono carini. E vediamo come lavorarlo a questo punto, a questo motivo. Allora, per lavorarlo occorre fare prima di tutto 6 catenelle. Adesso prima impreparo il cappiolino iniziale. Ok, e facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E le andiamo a chiudere con una maglia bassissima. E abbiamo ottenuto così un cerchio che è microscopico, ma che serve proprio di questa dimensione. Allora, adesso cosa dobbiamo fare in questo cerchio? Dobbiamo lavorare prima di tutto 3 catenelle, queste sostituiscono la prima maglia alta, queste 3 catenelle, o perlomeno danno l'altezza. Dopodiché dobbiamo fare 23 maglie alte nello stesso cerchio. E quindi partiamo con la prima. Io magari a un certo punto mi interrompo per non farle tutte 23 in una volta sola e annoiarvi troppo. Questa è la seconda, adesso vediamo se resisto. La terza. Quarta. Quinta. Sesta, la settima, magari mi fermo adesso che siamo a 7, che è un numero che porta fortuna, e ci rivediamo appena ne avrò completato 23. Sono arrivato alla 21esima, vi ho risparmiato un po' di tempo della mia, di sopportazione della mia voce. Facciamo la 22esima. In realtà poi ho anche sbagliato e quindi ho riiniziato. Ho sbagliato però dopo la settima, quando non mi vedeva nessuno. Questa è la 22esima, questa è la 23esima. Una volta che arriviamo alla 23esima maglia, alla 23esima maglia alta, dobbiamo semplicemente chiudere il cerchio con una maglia bassissima nella terza di queste prime 3 catenelle che abbiamo realizzato all'inizio. E quindi qui una maglia bassissima, mi raccomando. Ora, nel secondo giro cosa dobbiamo fare? Facciamo 5 catenelle, 1, 2,
due, tre, quattro, cinque. E poi nella stessa maglia bassissima, questa, facciamo una maglia alta. Ecco fatto. Ora, per proseguire, cosa facciamo? Facciamo una catenella, poi saltiamo due maglie alte, cioè due catenelle, due maglie, queste, e andiamo alla successiva dove lavoriamo una maglia alta. Due catenelle e sempre nella stessa maglia un'altra maglia alta. E questo lo rifacciamo ancora per altre 6 volte. Una catenella, saltiamo due maglie alte e lavoriamo una maglia alta nella terza maglia dall'uncinetto, due catenelle e un'altra maglia alta nella stessa maglia. Perdonatemi. E andiamo avanti così sino ad arrivare alla fine del giro. Quindi facciamo nuovamente una catenella, saltiamo due maglie e nella terza lavoriamo una maglia alta, due catenelle e un'altra maglia alta. Vedete che stiamo poco alla volta completando il secondo giro. Facciamo di nuovo una catenella, saltiamo due maglie, due catenelle e nella terza dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia alta, catenelle. E sempre nella stessa maglia una catenella, una maglia alta. E ripetiamo una catenella, saltiamo due catenelle e nella te due maglie e nella terza andiamo a lavorare una maglia alta, due catenelle e un'altra maglia alta, sempre nella stessa maglia. E di nuovo una catenella, saltiamo due maglie e nella terza lavoriamo una maglia alta, due catenelle e un'altra maglia alta. Quindi una maglia alta, due catenelle e un'altra maglia alta. Lo facciamo per l'ultima volta, una catenella. Qui saltiamo due maglie e nella terza lavoriamo due maglie alte, una maglia alta, due catenelle e una maglia alta, tutto in un'unica maglia. Ecco però sto facendo una maglia bassa, scusatemi, una maglia alta. Chiudiamo ora il giro con una catenella e una maglia bassissima nella terza delle 5 catenelle che abbiamo fatto all'inizio.
quindi qui. Ed ecco che abbiamo concluso il nostro secondo giro, terzo giro, scusatemi. Nel quarto giro cosa facciamo? Nello spazio di 2 catenelle andiamo a lavorare una maglia bassissima in modo da utilizzarla per posizionarci sopra. Dopodiché lavoriamo 3 catenelle, una, due, tre. Poi nello stesso spazio una maglia alta. Due catenelle e due maglie alte, una, due, proseguiamo ora lavorando una maglia bassa nel successivo spazio di una catenella. Poi, nello spazio successivo formato da 2 catenelle, questo, andiamo a lavorare nuovamente 2 maglie alte, una e due. Altre 2 catenelle. E di nuovo nello stesso spazio altre 2 maglie alte, una e due. E ora proseguiamo lavorando nello spazio di una catenella una maglia bassa e nello spazio di 2 catenelle di nuovo 2 maglie alte. Due catenelle e due maglie alte, tutto nello spazio di 2 catenelle. Una, due, e lo ripetiamo sino ad arrivare alla fine del giro. Quindi qui nello spazio di una sola catenella lavoriamo nuovamente una maglia bassa e nello spazio di 2 catenelle lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle. E altre 2 maglie alte, sempre nello stesso spazio. E di nuovo, nello spazio di una sola catenella, che poi lo riconoscete perché è un triangolino che inclina verso l'alto, mentre quello da 2 catenelle inclina verso il basso. Allora, nello spazio di una catenella una maglia bassa. Nello spazio di 2 catenelle invece 2 maglie alte. No, scusate, io qui ho fatto una maglia bassa. Abbiamo detto, nello spazio di 2 catenelle facciamo 2 maglie alte. Catenelle, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, sempre nello stesso spazio. 1 e 2. Ora, di nuovo abbiamo uno spazio da una catenella dove lavoriamo una maglia bassa.
uno spazio da 2 catenelle dove lavoriamo 2 maglie alte. Due catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Sempre nello stesso spazio. Nuovamente una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle, di una catenella, scusatemi, e nello spazio di 2 catenelle 2 maglie alte. 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso cominciamo con queste 2 maglie alte. Due catenelle. E sempre nello stesso spazio 2 maglie alte. Una. E 2. Nuovamente. Scusate, io stavo contando per vedere se ho fatto tutto giusto e tornano i conti, per fortuna. Allora, nuovamente nello spazio di una catenella, questo, andiamo a lavorare una maglia bassa. E nello spazio di 2 catenelle, 2 maglie alte. 2 catenelle e 2 maglie alte. Cominciamo con le prime 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle e nello stesso spazio altre 2 maglie alte, una e due. Nello spazio successivo, che è da una catenella sola, facciamo una sola maglia bassa. Due e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza delle prime 3 catenelle che abbiamo realizzato, questa. E abbiamo concluso così il nostro cerchio con festoni a 8 petali. Facile, vero? Adesso taglio un attimo. Scusate, io ho delle forbici che sono un'arma impropria perché ho dimenticato le forbici più corte nell'altro tavolo. Ecco qua. E abbiamo completato così questo lavoro. Ovviamente poi lo possiamo rifinire come vogliamo, lavorando ulteriormente un giro di maglie basse su tutto il lavoro, oppure lasciarlo così com'è, che già di per sé si presenta piuttosto bene. Oppure, come abbiamo visto, può essere la base per proseguire il lavoro in altri modi, come più ci aggrada. Allora, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video tutorial, che spero sia stato di vostro gradimento. Se è stato così e se foste così gentili da lasciare un like e un commento, io vi ringrazio infinitamente. Se poi vi volete iscrivere al canale perché siete qui per la prima volta, siete i benvenuti. Mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare anche sull'icona delle notifiche, la campanella per intenderci, così resterete sempre aggiornati su ogni video che pubblicherò in futuro. Io vi ringrazio davvero di cuore, è sempre bello per me, anche se non vi vedo di persona, è sempre bello sapere che ci siete. Sento la vostra compagnia. Grazie di cuore. Ciao cari.